quello di fronte a me è un computer da gaming ed è parte di una legione super tecnologica. Cosa significa? Ve lo spiego tra poco qui su Tech Princess. Compatte, quasi invincibili e pensate per adempiere ad un unico compito: sbaragliare gli avversari. Sto parlando delle legioni, quelle unità militari che contribuirono a rendere grande l'impero romano. Proprio a loro si ispirano i notebook da gaming di Lenovo. Questa multinazionale ha infatti deciso di entrare nel mondo dei videogame con una serie chiamata Legion. A questa famiglia di prodotti appartiene anche il portatile qui di fronte a me, ossia Lenovo Legion Y720. Lenovo Legion Y720 colpisce soprattutto per il design, aggressivo ma elegante, compatto e tutto sommato leggero e maneggevole. Questo computer è caratterizzato da un coperchio interamente in metallo per poter resistere all'usura quotidiana. La tastiera invece è programmabile e retroilluminata, così vedere i tasti al buio non sarà di certo un problema. Lo schermo è da 15,6 pollici ed è disponibile in due varianti, con risoluzione Full HD oppure Ultra HD. Sotto la scocca troviamo invece un processore Intel Core di 7ª generazione, fino a 16 GB di RAM e una scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1060. Una dotazione che vi permetterà sia di giocare ai titoli di ultima generazione, sia di utilizzarlo per qualsiasi tipo di lavoro. Niente poi vi vieta di sfruttarlo per guardare un buon film, contando anche sulla tecnologia Dolby Atmos. Il comparto audio di questo Lenovo Legion Y720 è infatti pensato per trasportarvi nel vivo dell'azione con suoni nitidi, ricchi ed immersivi. Lenovo Legion Y720 è pensato per migliorare l'esperienza videoludica di ogni utente. Per questo motivo è compatibile con i visori della realtà virtuale e con il controller wireless di Xbox One. Così non dovrete necessariamente giocare con mouse e tastiera. Per gli utenti più esigenti, infine, c'è il Lenovo Nerve Center. Si tratta di un pannello di controllo che permette di personalizzare la configurazione del computer. Qui potete quindi regolare la luminosità della tastiera, personalizzare i pulsanti e gestire il raffreddamento del computer. Direi che per oggi è tutto, io vado a provare qualche nuovo videogioco. Voi nel frattempo ricordate di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!